La luce come fonte di energia nello sviluppo dell'istruzione, nelle telecomunicazioni, nella salute e nell'agricoltura, promotrice di nuove tecnologie sperimentate dagli studenti dell'Istituto Sebastiano Mottura. È l'anno internazionale della luce promosso dall'UNESCO, un'occasione per sensibilizzare gli studenti delle quarte e delle quinte classi dell'istituto a scoprire e sperimentare nuovi aspetti della luce, impiegati in alcuni settori tecnologici, e comprendere come queste possono migliorare la qualità della vita nei paesi sviluppati o in via di sviluppo, riducendo al minimo gli sprechi. Se oggi noi celebriamo come Istituto Scolastico Mottura l'anno internazionale della luce, voluto dall'UNESCO, per ricordare alcuni momenti salienti dal punto di vista della ricostruzione scientifica sulla natura della luce che partono alla fine dell'Ottocento e si concludono intorno ai primi del Novecento. Lo facciamo con la collaborazione di numerosi scienziati, pressoché tutti attivi nel mondo della ricerca fisica, proprio per esplorare alcuni aspetti della natura della luce poco conosciuti, per esempio la luce di sincrotrone, per esempio la luce Cherenkov, così come la luce laser, tutte modalità poco conosciute appunto della luce che però vengono già utilizzate ampiamente in vari settori tecnologici e nella ricerca medica. Perché la luce è importantissima per le implicazioni, gli studi, la ricerca nelle implicazioni elettroniche ed elettriche appunto per le nostre classi, per i nostri ragazzi in formazione. Pensiamo anche alle metafore, ecco, quante volte noi usiamo la parola luce, riportiamo alla luce, facciamo luce, diamo luce, ecco, e speriamo anche che la luce, in effetti anche nelle tematiche teologiche, religiose, ecco, la luce dello Spirito Santo. Quindi questa parola che è un mistero, è importantissima, oggi verrà qui scandagliata, verrà studiata, verrà ricercata, perché sia ricerca, non sia solamente diagnosi, perché la ricerca sostiene, ecco, la luce delle nostre menti e delle menti dei nostri giovani. Durante l'incontro nell'aula magna dell'Istituto, astronomi e astrofisici dell'Università di Messina, Catania e Palermo hanno spiegato agli studenti l'importanza dello studio della luce non solo dal punto di vista delle implicazioni elettroniche ed elettriche, ma anche nei processi biologici. Qualsiasi processo biologico necessita della luce per poter esprimersi. Qualsiasi organismo a livello della colonna d'acqua ha bisogno della radiazione solare per poter usufruire di tantissimi processi biologici. La luce ha una diffusione diversa per quanto riguarda le profondità dell'acqua e influenza organismi diversi che possono essere vegetali o animali. Nella colonna d'acqua la luce non arriva a profondità molto elevate, quindi ci saranno gli organismi che tenderanno a creare degli adattamenti, delle strategie per poter portare la luce a profondità come 3.000 metri, quindi parliamo di profondità abissali, cioè avranno delle particolari reazioni chimiche che permetteranno di produrre luce. Quindi vedremo questi due ambienti, uno più superficiale e uno più abissale, dove appunto ci sarà questa discrepanza di come invece viene utilizzata la luce e come viene creata la luce.